Un evento che ha catturato l'attenzione di tutti, il ritorno di Kate Middleton al Trooping the Colour. La principessa del Galles ha dimostrato ancora una volta di essere una vera guerriera, incantando il pubblico con il suo stile e la sua compostezza. Ricordati di supportarci iscrivendoti al nostro canale. Grazie! Il 14 giugno, dopo mesi di assenza dovuta a motivi di salute, Kate Middleton è apparsa in pubblico, pronta a riprendere i suoi doveri reali. La principessa ha affrontato l'evento con stoicismo, facendo tirare un sospiro di sollievo ai cittadini britannici. Gli esperti di linguaggio del corpo hanno esaminato ogni suo gesto, concordando tutti su un punto. Kate ha mostrato il coraggio di una vera combattente. La principessa ha scelto un outfit che ha attirato l'attenzione di tutti, ricordando il celebre look di Audrey Hepburn in My Fair Lady. L'abito, disegnato da Jenny Packham, è stato riconosciuto come lo stesso indossato durante il pranzo di incoronazione del 2023, con qualche piccola modifica. Alcuni hanno notato anche somiglianze con un abito di Lady Diana, indossato nel 1986 durante il tour in Arabia Saudita. Un vero e proprio omaggio al passato, ma con un tocco di modernità che solo Kate Middleton sa portare con eleganza. Kate Middleton è stata attentamente osservata mentre sfilava accanto al principe William. Gli esperti hanno notato un sorriso di facciata, usato per mascherare l'ansia e la determinazione. Il suo autocontrollo è stato lodato da molti, così come il suo coraggio nel salutare la folla più volte. Un atteggiamento stoico che, secondo gli esperti, rivela una donna determinata a non lasciarsi abbattere dalle avversità. In definitiva, la partecipazione di Kate Middleton al Trooping the Colour è stata un grande successo. La principessa del Galles ha dimostrato ancora una volta di essere una figura forte e ispiratrice, capace di affrontare le difficoltà con grazia e determinazione. E tu cosa ne pensi? Lascia un like e commenta qui sotto.